la sommatoria dei punti raccolti per terminare la classifica finale. È partita adesso la prova per la semifinale numero 1 di femmine, la tre punti. Abbiamo sentito spiegare la campana con la numero già la meno verranno segnati i primi punti. La prima rete con la seconda. Punti 190. Due punti la 192, un punto la 178. Sono fuori i punti conseguiti, naturalmente vanno a leggere poi la classifica
conclusiva di queste gare, dove le prime 9 atlete piazzate avranno diritto a superare il turno e a disputare direttamente la fase finale della gara. Gara ancora in pieno svolgimento, ci sono ancora delle atlete lungo il percorso, ma soltanto è comprensibile perché questa, come gara di eliminazione, è una delle gare più schiaccianti nel programma del pattinaggio, in quanto ad ogni passaggio, se si vuole stare detto nella classifica, partita la semifinale numero 2, arriva il termine per i punti, campana numero 10, dal prossimo passaggio punti in palio per tutte voi, 18 le concorrenti che hanno preso la via, le abbiamo viste in questo momento schiacciare davanti a noi, sono 17 in realtà gli atleti che hanno preso il via, in quanto non ha preso il via, non era presente alla partenza, la concorrente per 13 Beni Giorgia. Primi punti validi, riguardo dei meno 9. Attenzione atlete. Numero di punti, la concorrente 310 Sigone Alessia, arriverà il 1, la concorrente numero 22 del Zorizzana. Questi primi punti messi a segno sul riguardo dei meno 9 al termine. Tra breve saremo ancora a meno 8, 3 o meno 8, saremo ancora sul traguardo per guadagnare altri punti. Guadagno punti, la concorrente numero 33 Negri Sara, ne guadagna 1, la concorrente numero 300 Andoni Alessia, ne aveva 2 al suo attivo del passaggio precedente, sarà quota 3 punti conquistati sino a questo momento di gara. Quindi 33, 310 gli atleti classificati su traguardo meno 8, siamo a meno 7 dalla conclusione. Prendo i punti, la concorrente 395, si dichiara, ed un punto lo guadagna la concorrente numero 33, di Grisara, aveva 2 punti, sale a quota 3 punti conquistati. 6 giri alla conclusione di questa gara. Punti in questo passaggio la concorrente numero 893 di Visconso Aurora, ed un punto lo ha guadagnato la concorrente numero 395, si dice chiaro, deve essere quota 3 punti conquistati. Due punti la concorrente 406 sul passaggio appena superato, concorrente 33 406 Romagnoli Leonora, e la prima 33 Semisicchiara che sarà 4. Ha guadagnato due punti la concorrente 406 Romagnoli, che era due punti sotto, ed un punto lo ha guadagnato e Maldoni Alessia, era 3 punti conquistati, sarà 4, questo è il passaggio del meno 4. Siamo ai meno 3, ancora punti validi, attenzione atlete. Ha guadagnato ancora due punti l'atleta 406 Romagnoli, che dai suoi 4 punti già conquistati in precedenza si porta a 6, e quindi lo conquista la concorrente numero 21 di Don Giulia, questo a meno 3 giri della conclusione. Siamo due giri del termine, qui abbiamo una coda per gara, ma tra breve arriverà anche la testa per conquistare altri punti validi. Punti, la concorrente numero 21 di Don Giulia si porta a quota 3 punti conquistati, il punto è conquistato, 45 e 99, il carretto d'ora,
il suo primo punto in questa gara. Siamo all'ultimo passaggio con lo squilio della contatta, quindi ancora coltivare gli ultimi volanti per quelli del traguardo finale. Lo ha conquistato la concorrente numero 5 Brasini Sofia. Quindi prima finale abbiamo con 6 punti Romagnoli, con 4 punti Smaldoni, 4 punti Sinisi Beton, con 2 punti di punti con un punto Brasini. Sarà importante prendere visione anche di questa volata conclusiva che abbiamo appena vissuto per capire il piazzamento di queste atlete sul traguardo finale. Ha preso il via in questo istante la finale della 3000 punti riservata alla categoria allievi femminile. Vai Pedro! Ha squillata la campana ai 10 giri alla posizione, ma poi sono riguardo punti validi per la personale classifica di questo atleta. Il senatore è un compagno per voi. Punti validi, attenzione atlete. Guardate i punti, la concorrente 192 della Gonzaga, ne guadagna uno la concorrente numero 318 per l'Otta Giorgia, perché i primi punti del senso per guardare di meno 9, ma credo che la notte giri a termine non ancora tutti la vedi in palla. Eccola, vediamo tutta o vediamo tutta? Si verifica l'incontrario di quello che è successo prima, quando abbiamo riprendere la quota 20 della 318 per l'Otta Giorgia, ne aveva 1, sono quota 3 punti conquistati, un punto la conquista di un corriente con 3-1-8 e 2 punti la conquista, scusate, la concorrente 192 Giada Aragone che sarà di tutti. Ma di là guarda dove ce la veniva. Vai che siete in tre, dai! Punti alla concorrente numero 21, che dà uno dei suoi primi due punti d'arco, punto alla concorrente 395, se non si chiara, suo primo punto in questa prova. In prossimità dei 6 giri alla conclusione. Punti, la concorrente 395, Sinisi Chiara, arriva 1, sarà quota 3, e un punto, ora la concorrente numero 21, Bedoni Giulia, arriva 2, sarà quota 3, siamo 4 atleti con 3 punti, Giulia Bedoni, Regreggiata, Pilota Giorgia e Sinisi Chiara, tutte e 3 con, tutte e 4 con 3 punti, 12 punti, 4 passate per la superata, meno 6. Meno punti, la componente numero 21, Don Luglia, arriva 3, sarà 5, un punto lo guadagna la componente 395, se mi si chiara, arriva 3, sarebbe 4 punti conquistati. Siamo in prossimità dei 4 giri alla conclusione e avremo ancora tutti i su questo traguardo prossimo che sta per arrivare. Attenzione atleti, tutti in paio per voi. Guadagnato 2 punti, la concorrente 395 Sinisi Chiara, nella quarta selezione 6, un punto lo ha guadagnato la concorrente numero 21, Bedoni Giulia, nel 5, si porta a quota 6 punti conquistati. Siamo in prossimità dei 3 giri alla conclusione, ancora punti vari e attenzione a frete. Regna 2 punti, la concorrente numero 439, Brigitte Irene, i primi due in questa gara, un punto lo guadagna ancora la concorrente numero 101, Bedoni Giulia, la Lega 7, si porta a quota 6, ovviamente parlando con 7 punti Bedoni Giulia, con 6 punti Sinisi Chiara, con 3 punti Aragoni Giada, Giorgia Pilota e con 2 punti Irene Brigitte. Siamo a meno 2 dalla conclusione.
Ha guadagnato dei punti la concorrente 395, Stinesi Chiara, numero 6, si porta in vetta la classifica con 8 punti. Un punto lo guadagna la concorrente numero 439, Pregiotti Irene, che arriva a 2, si porta a quota 3 punti conquistati nel giocamento della prova. Suono della campana, ultimi punti volanti in palio, poi il traguardo finale. Prende ancora da porta la concorrente 439, Ivana Pregiotti, arriva a 3, si è sottocina per un punto, lo guadagna la concorrente 395, si è schiava, arriva a 8, si porta a quota 9, quindi ufficialmente pagando il classifico con 9 punti. Sinistra Chiara con il 6 punti, Iulia Pagione con 5 punti, Irene Pregiotti con 3 punti a testa, Ragolacciata e Pilota Giorgio. Siamo alle battute conclusive, sicuramente importante questa visione al momento arrivo di questa finale riservata alla categoria allievi femminile della gara appunto sulla distanza 3020. C'è ancora una tripa sulla percorso di gara, noi doverosamente e giustamente attendiamo che tutte le concorrenti della filosofia chiudono la loro prova, la loro prospettiva, però ripeto, sarà indispensabile attendere.